trascorse 24 ore andiamo a filtrare la nostra acqua che ha fermentato comunque 24 ore. Quindi ci procuriamo un passino . Schiacciate bene, fate fuoriuscire tutto il liquido in eccesso. Adesso peseremo questo liquido perché dovremo utilizzare tanta farina quanto peserà il nostro liquido. . 170 grammi, quindi mi serviranno 170 grammi di farina. Andiamo a pesare 170 grammi di farina. Il peso, vi ricordo di nuovo, deve essere uguale al liquido che abbiamo filtrato. 170. Ecco qui. Adesso misceliamo all'acqua la farina. Cominciamo così a mescolare. Dovrete ottenere una sorta di pastella. Lavorate il composto energicamente. Ecco qui. Vedete com'è? Così. Copriamo. Chiudete bene con un panno quello che avete a casa, chiudete con un elastico e lasciate fermentare per altre 24 ore. Quindi il nostro appuntamento è tra 24 ore. Ecco qui il lievito madre, adesso deve fermentare per altre 24 ore. Io ve l'avevo detto che comunque è un bel lavoro, ma sono sicura che ne varrà la pena, o almeno lo spero, altrimenti vuol dire che lo rifarò. Il tipo di farina da utilizzare per una buona riuscita di un lievito madre è fondamentale, quindi utilizzate una farina tipo 00 con una forza di 280-350. Mi raccomando che sia una farina buona, forte, perché il nostro lievito deve diventare un mostro gigante, quindi cercheremo di mantenere un pH migliore e soprattutto un livello di acidità ottimale. Ci vediamo tra 24 ore e non dimenticatevi di iscrivervi sul mio canale YouTube per continuare a seguire i miei aggiornamenti. Ciao!